trovo in provincia di Padova all'interno di un'azienda che lavora e confeziona le coloratissime spezie. Sono insieme al signor Svania, buongiorno. Buongiorno. Naturalmente le spezie arrivano da ogni parte del mondo, in particolare il pepe nero di cui abbiamo visto la lavorazione oggi, da dove arriva? Si tratta di pepe Talisheri, qualità Talisheri, che arriva dall'India, la costa occidentale del paese del Malabar. Senta, e le spezie che arrivano qui in azienda sono già selezionate e controllate in origine, in partenza? Esattamente, sono controllate e esaminate all'origine. Il controllo successivo lo effettuiamo noi all'arrivo della merce presso i laboratori di analisi. Ma voi richiedete una particolare qualità di pepe? Senz'altro, noi chiediamo di particolari qualità e la classificazione commerciale sarebbe quella del peso in grammi litro, cioè in un recipiente di un litro si riempie di pepe e il peso per avere un pepe buono bisogna che superi i 550-570 grammi, perché un pepe con peso specifico inferiore denoterebbe la presenza di grani molto vuoti e perciò scadenti anche nella resa. E voi vendete naturalmente il pepe direttamente in grani oppure macinato? So che per macinare il pepe utilizzate un mulino particolare. Un mulino particolare a rulli che gira lentamente, perché altrimenti macinando il pepe con mulini veloci a martello succede il surriscaldamento del prodotto e l'evaporazione dell'olio essenziale. E una volta macinato deve anche riposare prima di essere confezionato? Senz'altro, per impedire un eccessivo calo peso nel confezionato. Ed eccolo qui, il pepe macinato e confezionato, pronto per rendere più saporita e piccante ogni nostra pietanza.